Ecco, di notte entrano da lì sotto. È il loro ingresso segreto, venite. Che schifo, è pieno di topi. Sta zitto, ignorali. Namecek, dammi la mano, su. Forza, forza. Namecek, sbrigati. Perché non mi aspettate? Namecek, su, andiamo! Non è possibile. Quanti sono? Ma cosa fanno? Per esserci tutti a quest'ora, devono avere una riunione importante. Che facciamo? Aspettiamo che vadano via? No, ci è venuto quando poteva essere scoperto e noi dobbiamo fare lo stesso. Zitti, dobbiamo avvicinarci e scoprire dove tengono nascosta la nostra bandiera. E ce la riprenderemo. E come facciamo a passare il ponte? No, non passeremo per il ponte. Sul lato opposto c'è una barchetta. Useremo quella. Forza, venite! Con questa barca gli arriveremo alle spalle. Non se ne accorgerà nessuno. Avanti! Accidenti a te. Hai bevuto abbastanza. Dai, sali su. Dai. Non ho bevuto per niente. Namecek. Namecek. Scusi, signor capitano, non aspettavo proprio di fare anche un bagno stasera. Falla finita, smettila di battere i denti. Strofinati con forza il petto e la braccia, così ti scaldi. Sta zitto. Forza, scendete. Lo vedete anche voi? Laggiù, quello lì, Trace Wendauer. Sì, lo vedo. È proprio lui, Gereb. Gereb, non ci credo che lui. Fa vedere. Sta giù. Ecco perché non era con noi oggi. È venuto qui per tradirci, traditore. Sì,
Ma non deve sapere che l'abbiamo scoperto, è un ordine. Ma perché? Dobbiamo prima capire perché ha tradito. Per invidia. Vorrebbe essere al tuo posto. Ecco perché. Comunque, anche se ha sbagliato, resta uno dei nostri. Giurate di mantenere il silenzio. Jonakos, Nemecek, giurate. Lo giuriamo. Di sicuro deve essere lì anche la nostra bandiera. Secchio. Qui intorno non ci sono. Sentite cosa c'è scritto. I ragazzi della Via Pal sono stati qui. Maledetti, ci stanno provocando. Se sono stati qui, allora ci sono ancora. Che aspettate? Cerchiamo. Sì, signore. Via, via. Dal ponte non sono passati. Saranno venuti con la barca. Bene. Dividiamoci in due gruppi. Voi con me e voi controllate tutto intorno fino alla serra. Non devono avere scampo. Avanti! Corriamo! Corriamo! Eccoli lì! Scappano con la barca! Conigli, scappate, eh! Non vi riprenderemo! Sei già bagnato, entra nella vasca e stai lì. Bastard da quella parte, presto! Vendauer, Zabel, ci di là, forza! Muovetevi! Allora, trovati! Stiamo perdendo tempo! Forse ho preso un abbaglio. Mi era sembrato di vederli entrare qui. Sembravi tanto sicuro! E invece non era nessuno, eh? Silenzio! La prossima volta cerca di stare più attento! Andiamo! Fuori! Muovetevi tutti fuori! Poca! Poca, dove sei?
grandioso, complimenti. Su, esci. Per i ragazzi della mia madre! Viva! Ehi! Sì! Ma voi siete... Che cosa viva, fate qui a questo? Bocca, Cioro! Vi ho riconosciuto! Tanto ci vediamo a scuola! Evviva! Levati subito i vestiti bagnati. Mettiti a letto, soldato Nemecek, e prendi una tazza di latte caldo. Sì, sì, ma sto benissimo. Si vede. È solo raffreddore. L'importante è avere ancora la nostra bandiera, vero, capitano? La bandiera, certo. Sai una cosa, soldato Nemecek? Cosa? Domani dirò al tenente Lesik e agli altri di toglierti quella nota di biasimo. Grazie, signore. Sono fiero di te, Nemecek. Stanotte hai imparato che la paura si può vincere. Se continui così, presto ti promuoverò tenente. Mamma! Mamma, sto male, dove sei? Mamma! Dov'è la mamma? Me l'aveva promesso! Me l'aveva promesso! Sono stato uno stupido, è colpa mia! Erno. Eppure mi sembrava di essere stato sufficientemente chiaro. Niente più società dello stucco, niente più associazione tra ragazzi. E invece Boca? Che cosa succede? Nottetempo, tre dei miei studenti, a un'ora in cui ogni bravo ragazzo dovrebbe essere a casa nel suo letto, tre dei miei studenti che fanno? Corrono per la strada all'impazzata. Non eravamo noi, signor professore. No, non mentire. Chonakos, vi ho riconosciuto benissimo. Tutti sporchi, fradici, come vagabondi. Chi era il terzo? Ve lo dico io, era Nemecek, vero? Le conseguenze sono che oggi non è a scuola, giusto? Che cosa avete fatto? Siamo andati a riprenderci l'uno.